siamo tutti della registrazione. Bene, buon pomeriggio a tutti, a tutte, questo nuovo incontro dell'Ludica 21. Sono molto contento, di avere, come ospite oggi con noi la professoressa Blitia Ricer Raviola, che insegna all'Università di Milano, metodologia dello studio della storia, ma è anche membro del comitato del Master in Digital Humanities, per l'appunto, che è organizzato dai dipartimenti di studi storici e di informatica, sempre della Università di Milano. E la professoressa è anche docente al Master in Public History, che viene realizzato nello stesso Ateneo e dalla Fondazione Feltrinelli. Quindi siamo perfettamente con l'ospite di oggi dentro il perimetro dei temi, delle questioni, delle parole d'ordine, della terminologia, dei metodi e degli strumenti di cui parliamo in questo laboratorio. Sono contento perché intanto oggi, credo avremo. Potremmo fare un piccolo viaggio dentro queste esperienze, che conosciamo solo a distanza, da lontano, un viaggio che ci è consentito, perché, abbiamo qua una delle protagoniste di questo percorso e poi perché questa esperienza si lega moltissimo alla storia moderna. In questo caso, oggi diciamo che è l'appuntamento più storico-modernista di tutto il nostro ciclo. Ed sarà interessante, credo, vedere questi percorsi legati proprio nello specifico alla storia. La professoressa si occupa di diversi temi di ricerca, oltre naturalmente a questo impegno su Digital and Public Humanities, c'è anche un impegno poi per quanto riguarda più strettamente l'ambito modernistico sulla storia degli stati italiani, le relazioni diplomatiche fra questi stati e la Spagna, d'età moderna naturalmente, e anche però lo studio delle frontiere. E della cultura sabauda fra 5 e 600. Sono diversi i lavori attivi, sono numerosi i lavori attivi fino a questo, i lavori pubblicati su questi filoni di ricerca. Menziono l'ultimo, la biografia intellettuale di Giovanni Botero. Il titolo di questo lavoro è proprio Giovanni Botero, un profilo fra storia e storiografia, pubblicato per Mondadori. Quindi siamo appunto, come dicevo prima, nel pieno della intersezione tra lo studio, l'interesse, la conoscenza dei metodi della storia, della storiografia e le scienze computazionali, quindi l'utilizzo di questi nuovi strumenti e questi metodi, che danno vita a delle esperienze che ci verranno raccontate in questo nostro appuntamento. Io non rubo più tempo, ricordo che, come sempre, avremo occasione alla fine del nostro incontro, della relazione, di fare delle domande, di proporre delle riflessioni. Approfittiamo di questa occasione per poter conoscere ancora meglio e toglierci tutti i dubbi che dovessero, i dubbi, le perplessità, le curiosità che dovessero emergere durante il discorso della professoressa. Non rubo altro tempo e do senz'altro il microfono alla nostra ospite, alla quale rinnovo il benvenuto. Grazie. Grazie, grazie a te Giampaolo, grazie al professor Salice per avermi coinvolta in questo ciclo. Sono onoratissima in realtà di essere qui perché io non mi sento così esperta dei temi delle digital humanities e della public history. Adesso vi racconterò anche il perché. Quindi, quando ho detto raccontare, Giampaolo non ha usato il verbo sbagliato, anzi, proprio quello giusto. Sarà molto narrativo questo mio intervento, se me lo permettete, quindi forse un po' meno tecnico, sicuramente meno tecnico rispetto a quello della professoressa Paci, che avete ascoltato e al quale ho avuto occasione di assistere, peraltro l'avevo già ascoltata anche altre volte, ci siamo molto confrontate su questi metodi, ma sicuramente lei ha una cognizione, una competenza tecnica e anche un approccio, che è sicuramente più specialistico, settoriale rispetto al mio. E infatti, vi trovate di fronte una slide che ha un titolo
un pochino burocratico, forse un po' asettico, e questi sono i titoli che a volte si conferiscono un po' in fretta quando si deve chiudere un programma. E in realtà rispecchia quello che io intendo dirvi, ma se devo andare avanti con la presentazione, ecco, forse avrei dovuto in qualche modo chiamare questa chiacchierata Serendipity, che è una parola particolare che non ho mai amato moltissimo in realtà, ma che negli ultimi tempi mi sono ritrovata a rivalutare. Sicuramente ne avete già sentito parlare, sicuramente sapete di che cosa si tratta. In realtà la parola Serendipity ha un percorso storico anche lungo, sarebbe stata coniata da Horace Walpole negli anni 50 del Settecento ad indicare un suo percorso di ricerca tanto tortuoso quanto casuale quanto fruttuoso in realtà, e proprio per questa ragione il lemma si riferirebbe in realtà al nome antico dello Sri Lanka nelle fonti cinquecentesche, quindi ha fatto anche questa parola lungo viaggio, è stata poi appunto recuperata dal sociologo Merton nel 48, proprio a indicare delle strategie casuali o delle casualità all'interno delle strategie della ricerca. E il motivo per cui io mi trovo qui oggi sicuramente molto si deve a questo tipo di approccio del tutto casuale, nel senso che per motivi in parte anagrafici, essendo nata negli anni 70, in parte metodologici, in parte di scuola storiografica, non nasco sicuramente come una studiosa votata per partito preso a questi approcci metodologici, anzi tutt'altro. Il mio percorso di studi muove in maniera un po' sinusoidale, un po' carsica, prima dalla storia del pensiero, delle idee, perché sono allieva di Giuseppe Ricuperati, tra l'altro uno storico che ha lavorato anche molto sulla Sardegna, e quindi mi piace evocarlo in questa sede, e ho lavorato con lui anche su temi in qualche modo legati alla storia della Sardegna. Poi mi sono appunto molto orientata alla storia del territorio, che ho frequentato soprattutto intorno al tema delle frontiere, che è già stato evocato dal professor Salice, ma poi i casi della vita mi hanno portata in Spagna per un certo tempo, perciò di lì questi lavori sulle relazioni tra gli spazi nord italiani, soprattutto Mantova e il Ducato di Savoia con la Spagna, e infine un ritorno in qualche modo all'ovile con questo lavoro su Giovanni Botero, del quale ho pubblicato Le relazioni universali. Pertanto nella mia testa naturalmente il percorso sembra in qualche modo anche organico, ma mi rendo conto che invece può non apparire tale a chi vede le mie cose. E in tutto questo appunto si sono innestate anche le digital humanities. Come? Vedete questa immagine sciocchina che ho scelto di mettere lì a fianco, I love Google Books. Tutto si deve proprio a Google Books. Proprio mentre stavo lavorando su Giovanni Botero, e lo dico così molto rapidamente, non voglio parlarvi di lui oggi, ma è scusami Alice se ti interrompo, ma noi non se tu stai scorrendo le slide, noi vediamo ancora la prima pagina, la prima io la vedo la pagina attuale anche io. Ah. Io vedo I love Google Books. Perfetto. Ah no, allora io non capisco perché vedo solo ancora la prima pagina, non so cosa sia successo. Vabbè, allora possiamo scorrere liberamente noi stessi tra le slide. Esatto. Sì. Ah, esatto. Ok, confermo. Sì, in basso. Perfetto, benissimo. Allora scusate l'interruzione. Ora ho visto. Comunque, ecco, alla seconda, quindi appunto c'era questa immagine un po' newyorkese, diciamo così. I love chiedo you. Scusa. Figurati, anzi grazie, e segnalatemi questi eventuali intoppi perché possono capitare. E dicevo appunto che proprio lavorando su Giovanni Botero, non volevo fare un lungo spiegone su chi fosse lui, ma dirvi semplicemente che è stato il teorico della ragion di Stato, quindi chi di voi si occupa di storia moderna in qualche modo lo avrà sentito perlomeno evocare in antitesi per lo più a Machiavelli. Nel mio caso io ho lavorato su un'opera poderosa, perdonate questa piccola parentesi di ego histoire, ma serve un po' a spiegare anche il percorso di ricerca che oggi voglio illustrarvi. Questa opera poderosa si intitola Le relazioni universali. Già il titolo insomma spiega la vastità in qualche modo di quest'opera, che viene pubblicata per la prima volta nel 1591 ed è di fatto una specie di silloge di storia contemporanea. È un'indagine che Botero a tavolino, diciamo
usando un avverbio che usiamo molto noi oggi, virtualmente, compie, perlustrando il mondo intero, per vagliare lo stato della cattolicità. Ma nel farlo, e avendo a disposizione, essendo lui un ex gesuita, riesce a consultare una quantità abnorme di fonti, di testi, soprattutto a stampa, dei quali insomma si impossessa qualche volta anche saccheggiandoli. Questa è un'accusa che gli era stata mossa da Federico Chabot in particolare, e mette insieme, costruisce questa opera molto grande che io ho editato di fatto in 3 volumi. Per lavorare a questo lavoro, a questa edizione, io mi sono a un certo punto accorta che, iniziato il lavoro intorno al 2014, potevo iniziare ad avere a disposizione uno strumento formidabile. E lo strumento era proprio Google Books, nel senso che molte cose erano reperibili naturalmente nelle biblioteche da me frequentate, in particolar modo la Biblioteca Reale di Torino, la Biblioteca di Milano, le biblioteche degli Atenei, alcune biblioteche anche un pochino più lontane, Roma, eccetera. Si viaggiava ancora all'epoca abbastanza liberamente, ma quando il testo in questione fosse in Germania o a Washington o in Francia o in Spagna, e io per magari compilare una nota avevo bisogno di consultarne poche pagine, ecco, mi sono resa conto dell'importanza di Google Books. Vi dirò delle banalità, o può darsi che questo vi sembri banale. Per me, in qualche modo, questo è stato un modo di, è stato il modo per avvicinarmi. In qualche modo la mia è la storia della transizione di uno studioso tradizionale verso un'impostazione che può essere anche metodologicamente diversa. Quindi in qualche modo prendete la mia di oggi non tanto come una lezione forse, ma come una testimonianza, no? E come soprattutto io credo gli storici di qualsiasi disciplina, qualsiasi ambito anche cronologico afferiscano, possano e debbano ogni tanto scardinare la propria forma mentis, no? Non essere più adagiati all'interno di strumenti che quotidianamente possiedono e maneggiano, ma provare invece a usarne anche altri. E in effetti mi sono resa conto che a portata di click nel mio computer avevo un mondo bibliografico disponibile. Felice di questa, anche ingenua mi rendo conto, scoperta, ho scritto un ringraziamento a Google Books all'interno di questa edizione. Questo ringraziamento non è sfuggito ad una responsabile della Compagnia di San Paolo, che è stata prima evocata sotto forma di Fondazione 1563, e poi ci arriveremo, quindi vi parlerò anche di questo ente di ricerca, la quale mi invitò a partecipare ad un importante seminario. Nel senso che fu proprio un momento seminale, questa è la parola seminario, nel 2018, in cui si decise di provare ad investire molto sul digitale. Questo accadeva, io da poco ero anche approdata all'Università di Milano, appunto nel marzo del 2018. In quello stesso momento a Milano si realizzò una delle prime Milano Digital Week, e in qualche modo, avendo insomma raccolto le suggestioni torinesi, avendo incontrato un piccolo gruppo di lavoro a Milano, abbiamo poi potuto mettere in piedi anche questa esperienza di master milanese. Quindi iniziando soprattutto nel mio caso, proprio da zero, dalla casualità. Casualità che però nel campo della ricerca ha un ruolo, può avere un ruolo. Un conto è cercare e andare a colpo sicuro, e un altro conto invece è qualche volta cercare, ma perdersi un po' cercando, e quindi trovare anche altro. E perdersi cercando è una condizione che tutti sperimentiamo navigando nel web, anche quando stiamo lavorando magari su un nucleo di fonti che ci sono rese disponibili, e mai come in questi ultimi 2 anni abbiamo capito la valenza, il valore, l'importanza di avere questi repertori digitalizzati, e quindi l'importanza
se possibile, quando possibile, di crearne altri. Quindi quello che io oggi vi vorrei raccontare in qualche modo è un po' di archeologia di questi processi digitali, ma anche un po' di futuro. E su questi due binari vorrei tenere questa conversazione, che vi dico sarà relativamente breve in realtà, perché mi piacerebbe poi che ci fosse un pochino di dialogo con voi, in particolare avendo la fortuna in questo caso di avere un coordinatore modernista, di magari trovare quelle che possono essere le linee di ricerca che all'interno della modernistica si possano ancora sviluppare, e credo che siano moltissime, nel senso che non so esattamente che cosa vi abbiano raccontato gli altri relatori, ma se sicuramente la storia contemporanea è protagonista assoluta della digital history, della public history e anche di questa sua versione ibrida digital public history, se la storia medievale gode di ottimo favore in questo ambito, anche per via di un modo di edizione delle fonti che da molto tempo procede, e quindi un numero anche ridotto, più ridotto di fonti, rende il materiale molto spesso già editato, fruibile, ecco, la modernistica resta un po' quella trascurata, no? Nell'ambito del contesto storico-storiografico, anche in digitale. Procedo perché poi appunto vi parlavo di archeologia, a tutti noi o a molti di noi è capitato di iniziare però anche in seno alle sue ricerche di avere a che fare con alcuni primi collettori che andavano nella direzione delle digital humanities, non erano ancora digital humanities ma lo stavano diventando. Non faccio qui non apro parentesi su come e quando si costituisca questa disciplina, che peraltro per sua definizione è un po' sfuggente, no? Non si lascia imbrigliare in una sola categoria, in una sola definizione. Ma invece molti di noi, specie chi di noi ha frequentato molto gli archivi, perché sicuramente il lavoro d'archivio è stato molto preliminare a certi progetti di Digital Humanities, ha avuto modo di compilare dei database. Ecco, io me ne presento, intanto ecco qua la slide che faccio andare avanti, la terza, mi ero dimenticata di mostrarvi, questa è semplicemente l'immagine di copertina delle relazioni universali, da cui appunto si è scatenato un po' questo mio interesse verso qualcosa che effettivamente è potenzialmente universale e sicuramente molto internazionale, e arrivo però invece a questa maschera in tutti i sensi, perché vedete là sopra che c'è anche una maschera del teatro tragico, che è in qualche modo un rendering di un database oggi molto statico. Dal punto di vista della grafica, insomma, questa interfaccia davvero ha un quid di archeologico, e in qualche modo lo leggete anche sotto quella scritta in rosso, ricerca generale. Ultimo aggiornamento archivio Herla, numero di documenti 12.024 al 26 giugno del 2015. In qualche modo, ecco, quel 2015 per me è importante, perché io stavo lavorando su Google Books, ha segnato un po' una cesura anche dal punto di vista della trasformazione dei progetti in digitale. Vi racconto che cos'è Herla però, perché si tratta davvero di uno dei primi casi in Italia di creazione di un database, motore di ricerca, pubblicato su internet, quindi accessibile liberamente a tutti, senza filtri, senza necessità di iscriversi per poter consultare, senza quindi login, ma in realtà appunto un enorme database che aveva come obiettivo quello di studiare quello che vedete sopra, no? Mantova come capitale europea dello spettacolo. Vi dicevo prima che mi sono occupata di stati padani, di piccoli stati italiani, ho lavorato molto sulla corte dei Gonzaga, perché uno dei miei ambiti di ricerca è stato il Monferrato dei Gonzaga, quindi uno spazio oggi considerato piemontese, ma che non era piemontese perché dipendeva da quest'altra dominazione. Ebbene, come sapete sicuramente, nel Cinquecento Mantova è il cuore della civiltà cortigiana d'Italia. L'opera italiana sostanzialmente nasce a Mantova con Claudio Monteverdi, quindi ci troviamo in un contesto
storico, politico, architettonico, urbanistico, culturale, ideale in qualche modo, che è decisamente favorevole alla creazione di una socialità cortigiana straordinaria dal punto di vista delle committenze artistiche, ma proprio da questo punto di vista le feste mantovane, le feste gonzaghesche sono ritenute a livello europeo da tutti i principi del Cinquecento, da Carlo V in poi, in giù, le migliori, le più ricche, le più importanti. Per studiare queste feste e in questa loro proiezione molto internazionale, uno storico dell'arte scomparso, in realtà, Umberto Artioli, nel 1999, quindi molto precocemente, ebbe l'idea di creare questo database, nel quale, secondo questa maschera, diversi schedatori sparpagliati un po' per tutta Europa, questa era la potenzialità del progetto, era un progetto sì reso in italiano, lo vedete, la lingua nei progetti è molto importante, perché oggi un progetto che voglia essere internazionale quantomeno è nella lingua nazionale e in inglese. Il progetto in questo caso è tutto in italiano, ma la documentazione consultata da un pool di ricercatori, di cui appunto ho fatto parte anche io, andava ricercata in tutti gli archivi che in qualche modo avessero avuto in tutti gli archivi dei luoghi che in qualche modo avessero avuto a che fare con i Gonzaga. Vi faccio un esempio: i Gonzaga, per varie ragioni che non stiamo qui a sviscerare, avevano molti rapporti con l'impero, ovviamente, perché erano legatissimi agli Asburgo, sia del ramo Spagna sia del ramo d'Austria, e quindi alcuni dei ricercatori hanno mappato gli archivi di Stato di Vienna, di Innsbruck, di Praga e così via. Altri invece hanno sondato tutto l'ambito delle Fiandre, Bruxelles, Anversa, Bruges e così via. Altri ancora l'ambito spagnolo. Personalmente ho lavorato naturalmente sulle fonti torinesi, che erano quelle per me più comode da compulsare e anche quelle che conoscevo meglio, in relazione però non tanto a Torino, anche se per Torino poi c'è un capitolo importante, bensì proprio in relazione al Monferrato. Tenete conto che proprio per collegare Mantova con il Monferrato, se avete in mente un po' di geografia italiana, il Trade Union era il Po, il fiume Po, e infatti da lì poi è nata un'altra delle mie ricerche che si occupa di vie liquide, e quindi all'interno, insomma, di questi documenti che noi avevamo schedato, si poteva poi cercare di fare una ricerca per parola. In questo caso, per esempio, io avevo immesso in quella mascherina di ricerca la parola Casale, che era la capitale, appunto, il capoluogo, diciamo così, del Monferrato, e venivano fuori 282 record in un lasso di tempo anche qui determinato. Un'altra cosa che mi sembra rilevante dirvi quando si crea un progetto digitale è che questo progetto deve in qualche modo avere un buon inizio e una buona fine, oppure deve essere potenzialmente implementabile se non ha una fine cronologica. In questo caso il discorso che aveva in mente Artioli, il fondatore, era molto chiaro: noi vogliamo arrivare da Mantegna alla svendita sostanzialmente della ricchissima collezione ducale con la guerra di successione di Mantova e del Monferrato, quindi da fine 400, sostanzialmente vedete quel 1496, più o meno da quegli anni, fino al 1628, massimo 1630. Quindi noi con questo database realizzammo, eravamo un gruppo molto numeroso, realizzammo una specie di fotografia diacronica, ma circoscritta ad un certo tempo, di quanto accadeva nel Ducato gonzaghesco dal punto di vista delle feste. Tenete conto che per feste non si intende soltanto appunto il carnevale o il passaggio dell'ambasciatore illustre, si intende molto di più. O di Enrico, per esempio Enrico II, che soggiornò a Mantova a lungo. Si intende tutto quell'insieme, no? Di fattori circostanti che caratterizzavano questi momenti festivi. Quindi in tutto questo materiale schedato, non digitalizzato, sottolineo questo, quindi qui ci siamo ancora a livello di regesto, cioè di breve schedatura,
ma qua vi faccio appunto un esempio, noi troviamo gli aspetti cerimoniali, ma troviamo per esempio moltissime notizie sul cibo, per esempio, su ciò che veniva allestito in occasione dei banchetti, sulle famose sculture di ghiaccio e di zucchero del Gonzaga e così via. Troviamo citati tutti i luoghi che ci interessano, quindi Castiglione delle Stiviere, Trieste, Venezia, Verona, tutti i luoghi con cui i Gonzaga si confrontavano spessissimo per l'acquisto di qualsiasi cosa. Troviamo notizie dei cavalli che servivano sia per le parate, sia per le stalle principesche, sia invece da tiro per far portare sulle chiatte lungo il Po tutti i materiali che servivano per le festività. Troviamo notizie dei comici, i famosi Erla, sta per Erla King, e Erla King sarebbe il nome ideale di Arlecchino, da cui deriva Arlecchino, insomma, in qualche modo. Quindi ecco, c'è tutto questo mondo anche dei capocomici che nel campo degli studi gonzagheschi sono molto famosi, c'è il mondo dei cantanti e delle cantanti, insomma è veramente un microcosmo ma ad amplissimo raggio, e che ovviamente poi si può leggere anche in chiave politica. Vi faccio un esempio: si sta organizzando a Torino per il novembre 2021, in concomitanza con gli ATP Finals, quindi con le finali di tennis. Non mi fermo perché non so assolutamente esattamente di quale evento sportivo si tratti con esattezza, ma so che insomma si tratta di un evento molto importante, perché saranno qui a Torino giocatori più importanti, insomma, dei tornei mondiali di tennis. Ebbene, questo database lo stiamo interrogando per sapere in che modo nelle corti collaterali a Torino, in questo caso di nuovo a Casale, si giocasse a palla. Quindi si possono appunto davvero questi database prestare a molteplici interrogazioni. È chiaro che noi ci troviamo qui di fronte a un prototipo, a qualcosa che è ancora sicuramente nella testa del suo inventore e nelle mani dei collaboratori, è uno strumento preziosissimo per fare indagini, quindi è sempre meglio che ci sia uno strumento così piuttosto che non ci sia, ma è chiaramente ancora una fase preliminare rispetto a quello che poi potrebbe diventare e che in parte sta diventando. Perché ovviamente poi, come avete visto, nel 2015 in qualche modo quel progetto lì si è arenato, soprattutto in realtà per un problema annoso, ma che non va mai trascurato in queste vicende digital, che è il problema dei finanziamenti. Io questo lo sottolineo spesso anche agli studenti del nostro master milanese: quando si tratta di realizzare un progetto, bisogna avere in mente molto bene due cose: un pubblico, che è il pubblico verso cui noi stiamo trasmettendo un contenuto e vogliamo che sia trasmesso un contenuto, e d'altro canto invece anche eventualmente uno sponsor, un finanziatore o un ente pubblico che è disposto a sostenere i costi della realizzazione di un progetto e anche del suo mantenimento in vita. Sicuramente i miei colleghi, coloro che mi hanno preceduta, hanno parlato di obsolescenza digitale. È un problema questo, naturalmente, ne sapete già qualche cosa, ed è un problema che è legato naturalmente anche alla disponibilità materiale di poter gestire e soprattutto conservare e implementare i dati all'interno dei siti. Per questa ragione, per fortuna, tutto il mondo Erla non è andato perduto, per cui noi lo possiamo ancora utilizzare così come l'avete visto prima con le mascherine originarie, oppure possiamo andare in questo sito dedicato Banche Dati Gonzaga, che è stato promosso dalla Fondazione Palazzo Te, che è uno degli edifici più belli di Mantova, forse oso dire del mondo, e insieme all'Archivio di Stato di Mantova, e che ha appunto raccolto al suo interno quel antico progetto di schedatura con altre banche dati. Come vedete da questa mascherina, da questa schermata, questa volta il progetto è in italiano e in inglese. Gli studi sui Gonzaga, come un po' tutti gli studi sulle grandi dinastie principesche o sulle grandi famiglie del Rinascimento italiano, sono spesso frequentati da studiosi di matrice anglosassone, quindi che ci sia il database in inglese è fondamentale.
Mi scuso se ho preparato un PowerPoint statico, non volevo evitare, avendo io un iPad, di creare problemi navigando, ma vi posso assicurare che, lasciando poi queste slide a vostra disposizione, se voi avrete voglia, tempo, interesse a navigare all'interno di queste banche dati, vi divertireste a fare delle piccole ricerche, insomma, a cercare quello che magari vi può interessare in base ai vostri progetti di studio. Sappiate che appunto queste banche dati, di nuovo la Serendipity c'entra, non riguardano poi soltanto i Gonzaga, oppure sappiate, come vi dicevo prima, che i Gonzaga nel 500 hanno in realtà interessato l'Europa intera, no? Quindi attraverso lo specchio di una dinastia poi si può leggere in realtà una vastità, una pluralità di temi ben più grande, sia in senso geografico sia in senso appunto tematico. Vado avanti. Come vedete qui dalla descrizione, il progetto in qualche modo in fieri, e vedete che appunto è partito intorno al 2010. In questo caso c'è stata una implementazione all'interno di queste banche dati delle epoche studiate in precedenza, quindi vedete che la periodizzazione non è più tardo 400, 1630, ma si va dalla, in qualche modo, costituirsi della signoria di Mantova 1328 fino alla fine dell'autonomia del Ducato di Mantova 1707. Vedete sotto quello che vi dicevo, informazioni di carattere pratico, ecco, quindi non sarò appunto tecnica in questa mia discussione con voi, ma mi preme puntualizzare alcune cose. In questo caso vedete viene in qualche modo esplicitato il concetto che l'unione fa la forza. Se ci si mette insieme e si converge verso un progetto, in questo caso appunto un progetto che riguarda tutta la corte gonzaghesca, tutta la storia dei Gonzaga, allora l'archivio di Stato di Mantova, ma anche il comune di Mantova, ma anche le fondazioni bancarie locali e limitrofe devono e possono avere un ruolo molto importante, no? Nel finanziare queste operazioni di raccolta dati. Esiste poi sul sito Banche Dati Gonzaga un bel video che è stato realizzato in Palazzo Te, in cui si immagina una piccola storia, qui sì che davvero si può parlare di digital public history, di committenza di Tiziano. Quindi si vede un ambasciatore mantovano che scrive una lettera a Tiziano. Tiziano la riceve e risponde. È stato realizzato da attori professionisti in una maniera molto garbata, ecco, non è un brutto prodotto da fiction di bassa qualità, anzi. Vado avanti perché ovviamente quando gli studiosi hanno a disposizione un patrimonio, in questo caso anche in parte digitalizzato, ma comunque una maschera di ricerca molto sofisticata, molto ramificata, allora si possono ovviamente fare le ricerche. Si può dare vita a dei gruppi di lavoro, dei gruppi di ricerca, in qualche modo indirizzati in maniera tematica, ed è questo quello che è accaduto e sta accadendo con il progetto che abbiamo chiamato i Gonzaga Digitali. Ve lo presento perché davvero in Italia è stato uno dei primi, probabilmente uno dei più noti ancora, e è uno di quelli che è ancora in vigore, insomma, si sta continuando. Se date un'occhiata, fino ad ora le edizioni sono state 4, più una di apertura, quindi la prima la vedete con la copertina Schirà sulla destra, gli archivi digitali dei Gonzaga e la cultura letteraria, che è stato un po' il lavoro di avvio e di presentazione di tutto il progetto. La seconda dedicata all'architettura gonzaghesca, inutile che vi dica insomma l'importanza anche qui di Palazzo Ducale, di Palazzo Te e di Santa Barbara e così via. La terza edizione dedicata alla cultura alimentare, è stata anche questa una bellissima ricerca perché appunto, come vi dicevo prima, le sculture di ghiaccio, di zucchero eccetera sono state rintracciate attraverso quelle corrispondenze. E infine un tema che insomma ha avuto grandissimo successo anche a livello locale,
in epoca pre-Covid, e poi qui effettivamente quello che è accaduto ha un po' segnato una battuta di arresto anche per quanto riguarda Mantova, il tema della moda, di nuovo centrale all'interno di una città che era legatissima a Venezia e che per queste ragioni naturalmente riceveva le stoffe più pregiate, i drappi più interessanti e così via. Questo appunto ha in Italia un altro importante case, che è quello dei Medici. Non so se qualcuno di voi ha mai sentito parlare del MAP, cioè il Medici Archive Project. Questo progetto in realtà forse è ancora anteriore, è nato in maniera diversa rispetto al progetto gonzaghesco, e qui è nato in una maniera ancora più grandiosa, se stiamo a vedere. Intanto vedete il sito è totalmente invece in inglese, perché si presume, e di fatto è così, che il pubblico di indirizzo di questa attività, di questa raccolta di documentazione, sia soprattutto quel foltissimo pubblico di studiosi anglosassoni, americani, eccetera, che fanno capo all'EUI, alla European University di Firenze, e che lavorano sul Rinascimento. Il grosso tema, insomma, che va per la maggiore e che contraddistingue sostanzialmente chi si occupa di Italia, Firenze, Venezia, Machiavelli, insomma, sono i temi preponderanti. E anche su questo vorrei invitarvi a fare alcune riflessioni, no? Più una cosa è restituita in ambiente digitale, più diventa visibile e più diventa studiata. Quindi succede che rimangono invece in ombra moltissimi temi che avrebbero, a mio parere, e hanno delle potenzialità infinite. In questo caso, dietro il Medici Archive Project ci sono dei grandi, importanti finanziatori americani, quindi è chiaro che in questo caso la tecnologia che negli Stati Uniti a partire dai primi anni 90 già era in grado di realizzare digitalizzazioni molto buone, e la possibilità, la presenza di avere investitori forti che avevano a cuore, hanno a cuore un tema, un problema, insomma, ha fatto sì che questo sia forse ancor più del progetto gonzaghesco, ma che vi ho illustrato per primo, anche perché ci ho materialmente lavorato, un po' il progetto pilota, il progetto simbolo in Italia. Come vedete il sito è super aggiornato, le conferenze sono continuamente in programmazione, anzi oggi se ne è svolta una alle ore 12, quindi abbiamo avuto un precedente rispetto alla nostra chiacchierata, e quindi insomma questo è un tema importante. È importante perché all'interno del MAP, anche qui vi invito ad andarvi a vedere il sito, c'è appunto un bel rendering, c'è un video che spiega esattamente come lavora il progetto Medici con la digitalizzazione delle lettere, sostanzialmente delle lettere dell'archivio del Principato, del Granducato, che sono conservate presso l'archivio di Stato di Firenze. In questo caso appunto quasi tutta la corrispondenza dei Medici è stata digitalizzata. Questo significa che io non ho più soltanto il regesto, cioè il riassunto del documento, e poi se proprio voglio saperne di più devo andare a Praga, a Innsbruck, a Madrid a vedermi l'originale. No, significa che io mi posso controllare direttamente quello che mi serve sull'originale digitalizzato, tra l'altro ad altissima risoluzione. Ecco, questa è un po' la direzione, no, verso cui si può andare e si deve andare in presenza di mezzi. Non, a mio parere, poi spero di sentire anche il vostro, una digitalizzazione indiscriminata di qualsiasi cosa, bensì un progetto mirato che ha un buon senso, insomma, e che sia anche molto ampio, molto vasto in termini anche di numerici, di foglie, eccetera, ma che sia pertinente. In questo caso individuare un archivio isolato ma di questa importanza rende il progetto assolutamente sensato, assolutamente degno di ricevere investimenti anche molto importanti. Voi capite che insomma si tratta di somme considerevoli. Nel contesto internazionale, qui ancora qualche flash prima poi di arrivare alla parte diciamo così più di creativa, ecco, di oggi, anche c'è un bellissimo progetto, e questo è
sempre di ambito modernistico. Ecco, io vi sto illustrando non soltanto i progetti che conosco meglio, ma anche quelli che sono prettamente di ambito modernistico e che mi sembrano veramente affascinanti e che danno davvero il senso, il polso, la misura di quanto la modernità non debba essere trascurata, di quanto la modernità sia fondamentale per leggere poi la cultura europea e non soltanto europea contemporanea. Questo progetto qui si chiama EMLO, European Modern Letters Online, lo vedete in quella piccolo banner di destra, ed è un progetto nato a Oxford. La mappa vi fa comprendere che è nato anche qui in tempi abbastanza antichi, insomma nei primi anni 2000, perché quella visualizzazione è abbastanza antiquata dal punto di vista della grafica, ma in realtà è un progetto che dal punto di vista della prima fase di ricerca si è chiuso nel 2017, ma ha dato vita invece a quella che si chiama partecipazione attiva, schedatura attiva, archivistica partecipata, chiamatela come volete, ma è il modo che hanno alcuni progetti di non morire. Il modo che hanno di essere appunto continuati è quello di invitare gli studiosi a partecipare, a collaborare, a contribuire. Che cosa c'è dentro EMLO? A parte il fatto che si vede, qua purtroppo la foto risulta molto molto sbiadita, ma si vede quanto appunto fosse effervescente, no? La Repubblica delle Lettere, cioè si vede che questi sono i flussi di corrispondenza. EMLO ha lo scopo di raccogliere quanto più possibile le corrispondenze dei grandi intellettuali europei. Quindi insomma stiamo parlando, che ne so, di Cartesio, di Galileo, ecco, stiamo parlando di quelli, di Newton, di quei grossi calibri lì, a scendere insomma, no? Poi con tutto il loro tessuto, network di figure a loro legate. Quel puntino rosso che vedete, mi spiace che la foto è sbiadita, ma prendendola da internet non viene meglio di così, è Parigi. E si vede quindi come davvero Parigi fosse, no? Intorno alla fine del Seicento il cuore del passaggio delle informazioni, delle idee, delle notizie, e quelli sono tutti i flussi della corrispondenza. A me questa immagine così evocativa sembra davvero molto molto bella e molto molto significativa di come molto invitante, nel senso che davvero si coglie come quanto materiale c'è da scavare, no? Quante cose ci sono da fare. Questo è un po' il front-end, se lo si va poi a consultare, come vedete poi all'interno in rosso trovate i nomi dei personaggi di cui c'è la corrispondenza, anche qui in buona misura digitalizzata. Come vedete, get involved, siate coinvolti, insomma, c'è l'invito agli studiosi di partecipare attivamente a questo progetto ed eventualmente appunto o con la propria università o insomma con un centro di ricerca, quello che è, inserire, andare ad inserire rispettando degli standard di schedatura che poi sono molto rigidi in realtà, inserire i materiali. Però tutto questo a vantaggio di tutta la comunità scientifica che si ritrova pronto un materiale straordinario, cioè da perdersi veramente qui dentro, anche perché non soltanto si può appunto implementare EMLO, ma EMLO a sua volta è collegato con qualche altro sito, sono tanti anzi ormai, che può avere dei materiali incrociabili. Quindi qui la rete tra i progetti digitali è estremamente importante e quindi ci sono appunto, c'è l'archivio di Archilet, c'è il centro studi muratoriani per quanto riguarda l'Italia, ma ce ne sono veramente tanti altri. Anche qui, se avete voglia, tempo, se vi interessa questo tema, questo tipo di ricerca, vi sta interessando un autore in particolare, andatevi a cercare insomma notizie all'interno di EMLO. Magari non trovate poi quello che state cercando, ma magari trovate qualcosa che ulteriormente vi suggestiona. Personalmente, per fare così un esperimento di ricerca proprio oggi, perché tra le altre cose mi serviva anche farlo, ho cercato di vedere se trovavo una lettera di Emanuele Tesauro, nome che oltretutto mi consente di avvicinarmi al tema finale, insomma, di questa mia presentazione che riguarda davvero la storia della Compagnia di San Paolo, e ho trovato una lettera di
Augusto di Braunschweig, diretta a Giovanni Valentino, che era un editore, un libraio, insomma uno stampatore, in cui probabilmente, posso dedurre, non l'ho ancora consultata, si cita Emanuele Tesauro. Per chi non sapesse chi è stato Emanuele Tesauro, è stato tra le altre cose l'inventore, è stato l'autore del Cannocchiale aristotelico, un testo che ha avuto una fortuna enorme nel Seicento barocco, proprio perché si rifaceva intanto allo strumento, questo sì, inventato da Galileo, ma era in qualche modo la Bibbia del concettismo barocco, un testo difficilissimo e molto interessante. Un testo che, appunto, pur essendo Tesauro, un fossanese, un piemontese di Fossano, fa il giro di tutte le corti europee e quindi è importantissimo che le biblioteche lo acquisissero. Questo è Embla, insomma, ma attaccato ad Embla, come vi dicevo prima, ci possono essere dei progetti correlati e in questo caso la biblioteca dell'Università di Saint-Étienne ha messo in rete tutta la corrispondenza di Pierre Bayle. Quindi anche qui parliamo di uno dei grandi intellettuali di quella che Paul Hazard ha chiamato la crisi della coscienza europea. Se io voglio leggermi tutte le lettere di Pierre Bayle, come vedete sono centinaia, lo posso fare. Insomma, e questa è una cosa straordinaria, no? Uno mi dirà, il fascino della ricerca, il fascino di andare a studiare a Lovagno, è verissimo tutto questo, l'abbiamo sperimentato tutti o quasi, anzi bisogna, credo, sperimentarlo, ma se si sta lavorando alacremente si ha poco tempo, questi sono strumenti che naturalmente consentono, ecco, di risolvere una ricerca in una maniera esemplare e nel contempo però molto, molto comoda, nonché tra le altre cose, come vi dicevo prima, anche un po' imprevedibile, no? Se noi andassimo probabilmente a consultare materialmente i faldoni, ne vedremmo 3 o 4 e invece così possiamo davvero vederne 20 in un tempo minore. Vi cito ancora questo esempio per restare invece in Italia, anche qui invitandovi ad andare a curiosare, magari qualcuno di voi ne ha già sentito parlare, magari qualcuno di voi sa di che cosa si tratta, il Cartastorie, trovo che sia un altro bellissimo progetto italiano di Digital Public History, ma che però parte dalle carte, parte dal digitale, parte dalle carte, dall'analogico per arrivare al digitale, ed è appunto un progetto realizzato dal Banco di Napoli, che ha un archivio strepitoso, qua vedete solo un'immagine, ma anche lì cercatelo sul web, ci sono delle fotografie stupende. Queste specie di kebab in realtà sono le filze dei notai, e poi voglio arrivare al punto finale, i notai, gli atti notarili. Allora, che cosa c'è dentro il Cartastorie di Napoli? Dentro il Cartastorie di Napoli c'è la storia della città fatta attraverso i documenti notarili, fatta attraverso le pietanze, le compravendite, gli atti di procura, che è sempre parsa per molto tempo, salvo ai modernisti, diciamo così, duri e puri, un tipo di documentazione molto noiosa. A parte che questa documentazione messa in digitale diventa quantitativamente molto rilevante, quindi le mie indagini quantitative avranno un peso specifico diverso, no? Io avrò immagazzinato una serie di dati fiscali, contabili, eccetera, tale da poter fare delle stime molto concrete. D'altro canto, da questa documentazione vengono fuori storie, e questo è il motivo per cui si chiama Cartastorie. Vi invito davvero a farvi un giro su YouTube, ci sono 2 o 3 video che spiegano che cos'è il Cartastorie e ci sono dei piccoli film anche qui di ambientazione storica. Uno di questi, per farla breve, riguarda Caravaggio e il suo passaggio a Napoli. Quindi nel Cartastorie c'è sostanzialmente, lo dico a voi insomma che siete in Sardegna, c'è la storia del Mediterraneo e c'è un mondo che è fantastico già soltanto a pensarci. E questo progetto, devo dire, ha suggestionato molto me e anche un'altra persona all'interno della Fondazione 1563, non soltanto per via di questo, ma anche per altri motivi. Allora, da idea nasce idea, da studio nasce studio, ci è venuta in mente un'altra cosa. Sostanzialmente, perché poi alla fine uno storico
antichista, modernista, medievista, non importa, va in archivio, no? Uno dei motivi che spinge un po' tutti noi alla ricerca sostanzialmente è questa, cioè cercare le vite degli altri. Ho messo questa immagine di un film che a me piace moltissimo, spero lo abbiate visto, se no davvero qui il consiglio è moltiplicato per tre, non in senso spionistico, ma in senso storico, quindi senza abbandonare il rigore del metodo, quello che abbiamo tutti imparato, insomma facendo gli studi storici, ma andando però a scavare in qualche modo nelle carte. E allora vengo a presentarvi in una maniera assolutamente inedita, perché il bando di questa cosa non è ancora uscito, un progetto di ricerca che stiamo lanciando proprio adesso e che vogliamo abbia, questo sì, davvero un rendering molto digitale, un affaccio molto digitale. Vi dicevo prima che esiste questa fondazione, Giampaolo Salice, il professor Salice, ha avuto occasione di conoscerla proprio in relazione al bando barocco digitale. È un bando dedicato alla cultura del barocco che l'anno scorso appunto abbiamo svolto in edizione puramente digitale, quest'anno vogliamo riaprirlo in una maniera un po' più tradizionale. Il programma barocco si occupa di erogare 5 borse di studio, da quest'anno saranno purtroppo 4 borse di studio dedicate all'età e alla cultura del barocco, non soltanto in area piemontese ma in area italiana e non soltanto. A fianco, come vedete, è nato un secondo progetto che si chiama Turing Humanities Program, che si occupa invece di illuminismo, anche qui con 4 borse di studio. Quindi è una fondazione, diciamo così, che integra molto anche le possibilità offerte dalle università italiane e che però promuove la ricerca. Io ci ho lavorato per anni, continuo a lavorarci, anzi ci ho lavorato proprio a partire dal progetto che adesso sta nascendo. Quindi alle volte le cose poi si sedimentano, ma non muoiono, possono trasformarsi, e questo è proprio un po' il caso. La prossima settimana ascolterete 2 mie carissime amiche e colleghe che vi parleranno di questo progetto che si chiama appunto Le Vite. Qui davvero sono le vite degli altri. In un'altra tragedia, che non è quella del muro di Berlino ma che è quella della Shoah, l'archivio San Paolo si era ritrovato a possedere al suo interno le carte delle GELI, che è l'ente di gestione e liquidazione dei beni ebraici, all'interno del quale si trovavano appunto tutti i registri dei beni spogliati alle famiglie israelitiche di Torino. La compagnia ha deciso di non soltanto ritirare fuori questo archivio, che era un po' imbarazzante ovviamente, ma di trasformarlo invece in una potenzialità importante, no? In un racconto molto importante, e non soltanto per raccontare le case e le cose che erano state espropriate, un primo progetto aveva riguardato quello con un libro, una pubblicazione importante, ma raccontando le vite delle persone che erano dietro quelle case e quelle cose. E lo ha fatto con un progetto interamente digitale, anche qui vi invito a vederlo, ma vi verrà presentato, quindi lo ascolterete meglio di come possa fare io dalle voci delle 2 persone che lo hanno in qualche modo alimentato di più, a partire da una mappa, no, della città di Torino con le pietre d'inciampo. Sapete cosa sono le pietre d'inciampo? Sono quelle pietre in metallo, quelle mattonelle in metallo che sono messe, piantate da questo artista di origine ungherese che ha avuto questa idea splendida in tutta Europa, vicino alla soglia delle porte delle case abitate da famiglie ebree che erano state deportate o espropriate nel migliore dei casi. Vi faccio solo un esempio, perché poi andando dentro il sito vi renderete conto che ci saranno varie storie raccontate con tanto di fotografie delle persone coinvolte. La persona più importante, insomma, all'interno di queste vite raccontate grazie alle carte possedute dal San Paolo è Natalia Ginzburg, quindi vi sto parlando di uno dei grandi nomi della cultura italiana del Novecento, la quale appunto nella sua importantissimo lavoro Lessico familiare racconta di questa casa di via Pallamaglio. Ebbene, lì c'è poi resa in digitale la sua fotografia, la fotografia del verbale del documento di via dell'esproprio di via Pallamaglio.
Questo per dirvi che esiste questo, già questo caso all'interno della fondazione. Se avete sentito prima, la mia presentazione è stata, come vi dicevo, tutta di ambito modernistico. Io sono una modernista. Allora, unendo il cartastorie, unendo questa esperienza, unendo quello che vi ho raccontato prima, tirando un po' i fili, insomma, di tutti questi percorsi, alcuni fatti in prima persona, altri fatti da studiosa, avendoli consultati così, è venuto in mente che si potrebbe e si può, si potrà, lo stiamo lanciando adesso, cercare di lavorare su un patrimonio meraviglioso che sono gli atti notarili. Quelli di Napoli sono atti notarili, questi pure. Allora, ho chiamato questo progetto La vita in atto, per adesso appunto ha un sottotitolo provvisorio che è quello che vedete sotto, Lasciti, donazioni, testamenti nella Torino di età moderna, e abbiamo messo in esergo questa citazione da Musil, dell'Uomo senza qualità, perché effettivamente il testamento è qualcosa di straordinario, no? Ogni testamento è una storia. Qui il modernista si trova ad avere più problemi rispetto al contemporaneista. Noi non abbiamo quasi mai le immagini, le foto, non abbiamo ovviamente testimonianze, gioco forza a dirlo, audio video, abbiamo però questi racconti e questi testi che molto spesso sono in un italiano affascinante, meraviglioso, no? La citazione fa semplicemente cogliere come quanto qualsiasi oggetto descritto poi da un notaio in un testamento post mortem possa assumere una valenza importante. Non è soltanto quell'oggetto, magari anche mezzo rotto, è la storia di quella persona. E poi ovviamente il modernista, di fronte a dei testamenti o degli inventari post mortem che raccontano, descrivono con grande dettaglio che cosa possedeva quella persona, si trovano di fronte a tutto il mondo della cultura materiale. Quindi noi vorremmo in questa fase lanciare un progetto di studio dei testamenti che sono conservati presso la Insinuazione, si chiama così, dell'Archivio di Stato di Torino, nelle sezioni riunite, la seconda sede dell'Archivio di Stato. Vi parlo di, anche qui, centinaia di volumi, prima partendo dai lasciti, dalle donazioni a favore della Compagnia di San Paolo, perché in parte abbiamo già fatto questo lavoro di scrematura, e poi naturalmente estendendo quanto più possibile questo censimento, questa indagine, a tutta la storia, no? Del notariato, a tutta la storia della città, eventualmente anche della Ducato di Savoia, naturalmente. Ogni tanto ecco, chiederemo a chi collaborerà a questo progetto di estrapolare una storia, un testamento, un documento che sia particolarmente restitutivo di un'epoca, di un problema, di un'atmosfera, di sentimenti, di oggetti posseduti, di tanti aspetti, insomma, che riguardano la cultura dell'età moderna. E questo chiaramente è un lavoro che noi facciamo partire da Torino, ma come avete visto a Napoli in parte c'è già, a Venezia c'è qualcosa di diverso, ma che in qualche modo è simile perché sfrutta sempre gli atti notarili, ma il notariato, insomma, in Italia ha avuto un ruolo fondamentale dal punto di vista degli archivi, no? Dal punto di vista proprio della raccolta di testimonianze di ceti medio-alti, e qui mi direte l'obiezione è ovviamente sensatissima, certo non si va a fotografare tutto lo spettro sociale, però si ricava moltissimo. Vi mostro come ultimissima immagine infatti questo piccolo testo, che mi sembra sia davvero molto suggestivo, intanto di nuovo perché è mediterraneo, è fuori dalla griglia dell'Insinuazione di Torino, perché l'Insinuazione di Torino per decreto ducale di Carlo Emanuele I viene a essere obbligatoria nel 1610, cioè fino al 1610 i notai non sono obbligati a registrare i loro atti all'interno degli uffici del Senato. Dal 1610 sì, e questo significa che noi dal 1610 fino all'Unità d'Italia abbiamo un patrimonio archivistico straordinariamente compatto e tra l'altro completo. Ma vi leggo rapidamente, ma la leggete da soli anche voi, questa piccola citazione estrapolata da un testamento che io appunto avevo iniziato a studiare diversi anni fa,
Di recente uno studioso genovese poi si è imbattuto in Laura Grimaldi Fontanella e mi ha chiesto notizia di questo testamento. Laura Grimaldi Fontanella è stata benefattrice della Compagnia di San Paolo, in particolare dell'Ufficio Pio, che si occupava di dotare fanciulle povere, nel 1599. Era il 5 febbraio, lei dettava questo suo testamento. Come vedete dal nome, Laura Grimaldi era una genovese, una nobildonna genovese, sposata Fontanella. Fontanella era all'epoca un mercante milanese tra i più importanti, era fornitore, diciamo così, della casa ducale e quindi era uno che di fatto teneva le fila di un grosso commercio transalpino e anche forse transatlantico, perché molte delle sue cose arrivavano da Madrid, essendo lui milanese faceva capo in qualche modo al Ducato di Milano. Ebbene, in questo passo testamentario, secondo me, davvero racchiude il senso un po' del progetto che vi ho voluto raccontare e del modo che, secondo me, i modernisti hanno e potrebbero avere di raccontare le storie. Lei si ricordava, aveva un grosso patrimonio questa donna. A un certo punto dice nel testamento, qui non ho messo tutti gli antefatti, che vuole donare 6.000 scudi al Banco di San Giorgio di Genova. Il Banco di San Giorgio, lo sapete bene, di fatto è appunto uno dei primi grossi istituti bancari italiani, e nel caso in cui vuol lasciare questa somma in giacenza nel Banco di San Giorgio, dicendo al Banco di San Giorgio che avrebbe potuto farne cosa voleva a meno che non fosse ritornato suo fratello. Suo fratello è questo Bartolomeo Grimaldo Ceba Ruviglio, di cui lei non sa più niente da 30 anni, e dice chiaramente in questa sua testimonianza che era partito da Genova quando era bambino, aveva 9 o 10 anni, per andare a Napoli, nei grandi ovviamente banchi di pegno dei Grimaldi a Napoli, non a caso poi un ramo dei Grimaldi è rimasto napoletano, e con uno zio Spinola. Se fosse vivo, dice la sorella, che probabilmente aveva pochi anni più di lui, o magari qualcuno di meno, ma se lo ricordava, era affezionata a questo suo fratello, dice se fosse vivo avrebbe 45 anni e un segno di bruciatura sulla fronte. Ecco, sono questi dettagli, secondo me, molto umani, che possono e credo debbano in qualche modo prevalere nel seno delle digital humanities, quindi progetti che hanno un senso, progetti che sono in qualche modo costruiti in una maniera concreta, molto solida a livello metodologico, ma che però poi alla fine restituiscano non soltanto al pubblico degli specialisti, ma anche a tanti altri delle belle storie con cui confrontarsi. Ecco, io avrei finito. Grazie. Grazie professoressa, è stato un percorso molto bello, interessante. Io ho preso un sacco di appunti, perché in realtà queste questioni, cioè queste esperienze, mi pare, ci offrono il modo, l'occasione di tornare su diversi aspetti che abbiamo già visto, ma di fare un passo in più. Intanto che aspetto che voi alziate le mani, perché siamo arrivati al punto in cui è possibile interloquire, io mi sono appuntato alcuni aspetti. Intanto i ragazzi fanno un glossario, contribuiscono a costruire un glossario di umanistica digitale, e oggi i ragazzi termini ne abbiamo visti tanti, ne sono stati menzionati tanti, no? Intanto i nomi di questi progetti sono dei termini che possono entrare, come dire, molto opportunamente all'interno di uno strumento che serve per orientare un lettore all'interno di questo campo vasto dell'umanistica digitale. Queste esperienze che mappano, come dire, una sensibilità che ha una dimensione nazionale, perché andiamo da Torino a Napoli e poi Milano, passando insomma ma anche all'estero naturalmente, abbiamo visto anche delle esperienze all'estero. Non conoscevo il progetto sulle corrispondenze, che si chiama EMLO, che mi sembra simile a Mapping the Republic of Letters, quello prodotto, se non ricordo male, da Stanford. E questo mostra
le parole che oggi ha speso per noi la professoressa mostrano la ricchezza di queste iniziative, la loro attenzione sia all'aspetto pubblico, quindi all'aspetto della storia fatta per, ma anche con il pubblico, no? Il riferimento è a quell'invito al lettore, all'utente, a colui che arriva nel sito a contribuire, a collaborare, sia esso un ente privato, una persona, una istituzione, appunto, a contribuire anche a generare la fonte e a generare questi progetti. La domanda con cui inizio, come dire, per rompere il ghiaccio che faccio è, questi esperimenti che sono molto interessanti e che naturalmente dobbiamo andarci a controllare, a vedere, a spulciare, sono in effetti delle costruzioni di contesti documentali in ambiente digitale, cioè noi troviamo, abbiamo una ricerca, abbiamo una domanda e per rispondere a questa domanda cerchiamo delle informazioni e queste banche dati costituiscono degli spazi nei quali noi possiamo trovare in toto, in parte, le informazioni che ci aiutano a rispondere alla nostra domanda di ricerca. Sono dei contesti. La domanda, dei contesti che sono importanti per interpretare la fonte, no? Quando noi andiamo in un archivio, il luogo fisico, e anche la serie, la sottoserie, la busta nella quale noi troviamo un determinato documento è importantissimo, per leggere correttamente il documento. Perché quella lettera è arrivata in quel punto, in quello spazio? Anche questa, la risposta a questa domanda ci offre informazioni molto importanti per interpretare correttamente, ci fa conoscere il flusso appunto documentale, la vita di un'istituzione o di una famiglia, insomma ci dà delle informazioni importanti. Quindi la preoccupazione che comunque emerge da questi esperimenti è come vengono configurate queste banche dati, cioè quali sono le regole. C'erano delle regole attraverso le quali si sono costruiti gli archivi che noi oggi consultiamo e della conoscenza di quelle regole che ci consente di lavorare negli archivi in maniera scientificamente accurata. Quali sono le regole che oggi governano la produzione di questi nuovi contesti digitali all'interno dei quali noi possiamo ritrovare le informazioni, le storie? È la storia, no, che stiamo cercando. Ci sono, vengono anche, questa è la domanda che mi viene, vengono pubblicate anche queste informazioni di contesto? Le regole sono le stesse, cioè il cartastorie, di Napoli metadata nello stesso modo in cui si sta lavorando in Fondazione 1563, faccio un esempio, o a Milano o a Roma o all'estero, perché questo credo sia, un problema importante, anche perché potrebbe consentire, l'integrazione, tra queste diverse sorgenti documentali. Io questo veramente non lo so, però è qualcosa che mi chiedo quando, inizio a progettare, un progetto, diciamo, di storia digitale. Mi dico quali sono le regole che devo seguire perché il mio progetto possa entrare in dialogo con esperienze analoghe o possa essere utilizzato a completamento, a integrazione di altre esperienze. Abbiamo visto l'importanza di queste regole quando abbiamo discusso insieme ai colleghi di Europeana, no? Che sono coloro, cioè dell'ICU, che è sicura poi della sezione italiana ed europeana, ci avvisavano, ci avvertivano dell'importanza di queste regole. Ecco, mi chiedo, questi progetti nascono sulla base anche di questa riflessione oppure è uno sforzo che noi dobbiamo fare anche come storici, quello di spingere per questa conversione? Io penso che questo sia un punto importante perché ha a che fare con il lavoro dello storico, con il metodo, con il modo in cui noi lavoriamo. Ecco, cosa possiamo dire su questo, professoressa? Grazie, sì, io ti ringrazio per questa domanda molto complessa in realtà e non so se sono la persona giusta per rispondere, perché mi verrebbe una risposta molto contraddittoria e mi spiego subito. Allora, da un lato è chiarissimo quello che tu dici e sono perfettamente d'accordo, nel senso che abbiamo fatto invece nel Master Digital Humanities di Milano e non ne ho poi parlato, abbiamo fatto una bellissima lezione anche noi con colleghe di OPAC sui LOD, sui
LinkedIn Data, quindi sull'importanza che effettivamente nella metadatazione i dati siano restituiti nella maniera più omogenea possibile, no? Per consentire effettivamente poi l'aggancio, come dicevi tu, tra le varie banche dati e tra i vari repository. E quindi una convergenza in qualche modo è giusta, necessaria, anche perché metodologicamente ci impone una serie di riflessioni preliminari che condivido con te l'idea devono andare nella direzione del rispetto del contenitore, dell'archivio sostanzialmente. Allora, questo per esempio del rispetto del contenitore dell'archivio è un problema che la Fondazione, lo posso dire con una certa sicurezza, ha a cuore da sempre, perché ha sempre lavorato con archivisti professionisti e con l'archivio di Stato di Torino. C'è sempre stato un fortissimo gemellaggio tra le due istituzioni e, tra le altre cose, l'archivio di Stato di Torino, ma non soltanto quello, ha spesso avuto dei responsabili della NAI al suo interno e quindi comunque di qualcuno che a livello nazionale e anche a partire dall'archivio centrale dello Stato aveva molto a cuore la struttura ad albero dell'archivio e che non si perdesse poi nella consultazione. Questo è un aspetto. L'altro aspetto però è a chi vogliamo destinare questi contenitori? Cioè, se noi li vogliamo destinare a noi, allora è giusto che ci siano queste preoccupazioni e che queste preoccupazioni vengano espresse, esplicitate. Se invece dobbiamo restituirle a un pubblico, diciamo così, altro e che non ha poi così tanto a cuore le questioni dell'archivistica, che sono sacrosante, ecco, io ho anche il diploma di archivistica, paleografia diplomatica, che sono stata anche archivista, quindi sarò sempre dalla parte degli archivisti, ma però ha bisogno di una fruizione molto light, molto leggera e che oltretutto anche a livello visuale non può essere complessa e complicata come quella dell'archivio, come ci dobbiamo porre? E questa è una delle prime controdomande. L'altra risposta che ti dicevo essere un pochino contraddittoria è questa. Io credo che internet, no? Internet proprio, sia nato molto libero e che noi invece poi quando una cosa nasce molto libera a un certo punto, e questo vale per esempio per le riviste di Fasciava, vale per tante altre cose, cerchiamo poi invece di incanare tutto in una struttura predeterminata in qualche modo. E il buono a volte di questi progetti trovo sia la loro spontaneità, il fatto che nascano magari da pool di ricerca diversi che magari non si sono confrontati con altri e che per questo motivo offrono delle soluzioni diverse. Quindi non è detto che i progetti, a mio parere, ma questo è veramente un modesto parere che la tua riflessione ha stimolato, quindi è un'idea che mi viene adesso, ma un pochino l'idea di internet la pensavo già prima. Questi progetti nella loro appunto genesi possono contenere un quid di novità che magari potrebbe venire mortificato da questa esigenza di omologazione. Non so se mi sono spiegata, è molto teorica questa riflessione. Poi convengo sul fatto che la metadatazione debba essere fatta in modo preciso, in modo puntuale e che quindi se si sceglie il criterio data topica, data cronica dovranno rimanere dei paletti. Però l'idea con cui nascono questi progetti può essere un pochino più free, tanto più che questi progetti spesso nascono, dicevi giustamente tu, in contesti che originariamente a loro volta sono diversi, perché vabbè, Cartastorie e Fondazione possono assomigliarsi un po' perché sono archivi di natura notarile e bancaria per lo più. Ci metterei di mezzo anche Genova, ecco, Genova sarebbe molto bello che volesse contribuire a un progetto del genere e mettersi anche lei in gioco con un progetto del genere, perché la documentazione genovese, insomma, significa, insomma, rivedere Brodel, rileggere Brodel, insomma, con altri, con occhi nuovi in qualche modo, no? E quindi, insomma, mi viene da rispondere per adesso così. Credo che su questo potremmo iniziare a elaborare anche qualcosa a volte di scritto, ecco, qualcosa che rimanga, perché è importante confrontarsi a livello metodologico anche su questo. Sì, anche perché le esigenze che esprimi sono cruciali, cioè quello della libertà, dell'autenticità, della novità, e quindi è vero che rischiamo di mettere delle gabbie a tutto questo, però d'altro canto anche il modo in cui costruiamo i contesti non è anch'esso un presidio di quella novità e di quella libertà, e quindi
è un tema difficile. È un tema su cui sicuramente possiamo riflettere. Do subito la parola però a due dei nostri studenti. Il primo, almeno il primo che risulta a me ad aver alzato la mano, è Giacomo, a cui do subito la parola per la sua domanda o riflessione. Prego, Giacomo. Sì, buonasera a tutti. Ringrazio la professoressa per questa relazione. Volevo presentare due riflessioni. In primo luogo vorrei sapere se secondo lei l'utilizzo e lo sviluppo di questi progetti digitali potrebbe contribuire ad un rilancio della storia quantitativa, che dopo un momento di successo durante il secolo scorso, diciamo, non è rimasta sempre in primo piano, anzi, insomma. La seconda domanda invece riguarda la differenza, piuttosto diciamo palese, tra la metodologia seguita da progetti come quelli citati, come Cartastorie, come Emlo e quant'altro, che partono da una selezione preliminare e si sviluppano seguendo precisi criteri e un progetto di fondo, e invece la filosofia di Google Books, che pure è stato citato ed è uno strumento preziosissimo, che però ecco segue vettori diversi. Ecco, non credo esista un concetto alla base, credo che abbia la meglio, detto diciamo in parole povere, abbia la meglio un criterio quantitativo, e quindi le vorrei chiedere: esiste una formula ottimale secondo lei? A che cosa ci spinge, insomma, a riflettere su questa divaricazione, la differenza tra queste risorse? Secondo lei esiste una formula ottimale oppure semplicemente dipende dalle finalità? Certo. Via esista, la ringrazio intanto, perché sono due bellissimi spunti. Intanto sulla prima in parte ho un po' risposto già commentando il Cartastorie. Io credo proprio di sì, cioè che ci possa essere un rilancio della storia quantitativa, perché effettivamente a fronte di centinaia di migliaia di pezze d'archivio classificate e che magari contengono informazioni che possono essere di carattere economico, finanziario, fiscale, monetario, ma anche demografico, eccetera, sì. Oppure si può fare una statistica del, non lo so, ecco, del notariato italiano dal XVI al XVIII secolo, sicuramente sì. Io credo che questo, e che poi è un po' il tema dei big data anche, no? E si sta ragionando molto anche di storia big data, come utilizzare big data in questa direzione, quindi sicuramente sì. Sull'altra questione, beh, di nuovo ci muoviamo in questo mare magnum che è internet, perché io stessa in realtà ho usato Google Books e mi sono poco interrogata sulla filosofia di fondo di Google Books, no? Che sicuramente è una filosofia tendenzialmente, come dire, fagocitatrice, cioè bisogna di fatto incamerare il patrimonio, tutto il patrimonio, tutto lo scibile, no? Un po' questa è la tendenza, un po' la Wikipedia per intenderci. E perciò in questo non c'è un raziocinio, perlomeno io non lo vedo più di tanto. Se sono fortunata è stato digitalizzato proprio la seicentina che mi serve, se non sono fortunata no. E non so fino a che punto sia la comunità degli studiosi a stimolare l'acquisizione o meno di certi patrimoni. Il metodo trovo che sia inevitabile, lo dicevamo anche prima con il professor Salice, nel individuare un progetto di ricerca. Ecco, quello mi sembra quasi impossibile, individuarlo senza un metodo pregresso, senza un'idea pregressa. Quindi direi che sono due mondi che per adesso sono neanche paralleli, complementari, mettiamola così. Non ho certo una ricetta, ma se l'avessi sarei, insomma, avrei risolto alcuni problemi, ma non ho una ricetta. Però credo che ci possiamo interrogare anche su questo. Questo sì, andare a capire come mai, per esempio, Google Books ha selezionato José de Acosta e magari non ha selezionato Bernardino Campana. Ecco, adesso sto ragionando su due autori del Cinquecento che mi vengono in mente. Quindi è un tema anche questo. Ora, grazie Giacomo. Andrea Serra, prego Andrea. Sì, eccomi. Tanto ringrazio la professoressa per la lezione bellissima, insomma. Io mi ci sono ritrovato molto in quello che ha detto, perché
Proprio nel 2015 mi trovavo in un dipartimento di slavistica, perché mi occupo del pensiero politico di Dostoevsky, e al periodo ricordo che impiegai qualcosa come mesi per fotografare l'edizione in 30 volumi di Dostoevsky. Tempo veramente, il tempo di ritornare, e poi ho potuto felicemente scoprire che tutto quel patrimonio era già stato digitalizzato, quindi praticamente feci un lavoro di mesi inutilmente. Però quello che mi chiedo è questo, ma penso anche al lavoro straordinario che ad esempio fece proprio Franco Venturi in questo senso, anni di lavoro in Russia, per lavorare su testi che comunque oggi sono tutti digitalizzati e oggi troviamo con facilità, tutti, anche quelli che possono sembrare veramente più introvabili. Io ho sempre riflettuto su questo. Innanzitutto, veramente, certamente abbiamo a che fare con uno strumento incredibile e che riduce i tempi in un modo, insomma, che sappiamo. Non è più necessario recarsi in dipartimenti, non è più necessario andare direttamente in Russia, perché possiamo usufruire a casa di questo patrimonio immenso. Ecco, è come se avessimo un corriere che ci porta a casa le cose. Ovviamente poi c'è sempre un lavoro di valutazione, però io mi interrogo su questo. Non c'è il pericolo, ecco, che tutto questo materiale che abbiamo a disposizione, e che certamente ha dietro dei team, immagino di tante persone che comunque lavorano, impiegano delle forze. Lei stessa ci ha parlato appunto del progetto su Mantova, di diverse persone che hanno lavorato in luoghi fisici diversi. Ecco, non c'è il pericolo che la possibilità di usufruire di tutto questo patrimonio poi appiattisca anche la ricerca personale, cioè che ci si possa appiattire su quella quantità comunque di materiale già enorme che abbiamo? E secondariamente io mi interrogo anche poi sulla forza che il singolo ricercatore può avere nel reperire materiale diverso rispetto a quello che già esiste, perché di fronte ad un lavoro enorme di team così cospicui, uno magari potrebbe anche dirsi cos'altro ci può essere in più sull'argomento. Sono due questioni che, insomma, che mi pongo io stessa quotidianamente, mi creda, perché appunto, come vi dicevo prima, forse non sono stata abbastanza esplicita, mi sono trovata un po' in questo mood digitale, ma io nasco come, tra le altre cose, appunto, allieva di Recuperati e quindi allievo di Franco Venturi, vengo da quella tradizione, cioè io vengo dalla tradizione delle ore in archivio o delle ore in biblioteca, che ho rimpianto molto nei mesi scorsi, peraltro, perché io credo davvero che quello sia il modo migliore di fare la ricerca, di costruirsi come studiosi e come ricercatori, no? E soprattutto lei prima parlava della sua dimensione di slavista, di studioso del pensiero russo, nella dimensione spaziale, e mi spiego meglio, cioè i mesi che ho trascorso in Spagna per il mio dottorato di ricerca sono sicuramente stati i più formativi nella mia carriera di studiosa, nella mia formazione di studiosa, e non solo perché lavoravo su fonti diverse da quelle che magari avevo consultato fino a quel momento lì, ma perché dovevo ordinare un caffè in un mondo diverso. E allora il mio modo di pensare è stato influenzato dalle esperienze all'estero, ma l'estero poi può essere semplicemente anche l'archivio della città a fianco, però davvero muoversi è indispensabile. Quindi credetemi, ritengo da questo punto di vista che sia sempre e ancora meglio far ricerca in quella maniera lì. Ma detto questo, credo ci troviamo di fronte, non so se avete letto The Game di Baricco, ad una svolta comunque inarrestabile in qualche modo, no? Quindi si può essere puristi, si può essere conservatori, si può essere nostalgici, ma credo che non ci si possa opporre in qualche modo a questa nuova linea, e allora forse quello che ci resta da fare è proprio cercare di cavalcare quest'onda, uso metafore anche molto banali, scusatemi, per non lasciarsi sommergere, no? Perché davvero l'overwhelming è una sensazione che ci fa compagnia quando navighiamo in internet, perlomeno a me devasta moltissimo, io mi spavento sempre di tutto quello che c'è e che non riesco naturalmente a leggere. Allora quello che forse ci permette di fare questo tipo di consultazione, che è diversa, perché non è profonda e superficiale, e di però
inventarsi, crearsi, porsi delle domande molto più snelle, molto più veloci, che stimolano i collegamenti. Ecco, quello che io credo ci offra questo tipo di ricerca è un'ancora di salvezza contro la nota a piedi pagina più lunga della pagina di testo. Non so se mi sono spiegata, ma quindi sono con lei assolutamente nel modo di fare ricerca, e la faccio e la farò sempre così. Ma uso questo cercando di farlo così, poi non è detto che ci riesca in maniera sempre intelligente, però ci provo, insomma, ecco, questo è l'unico consiglio che ho, esperienza davvero, che mi sento di trasmettere. Grazie. Prego. Anche Lorenzo Sergi ha alzato la mano, prego Lorenzo. Buonasera. E grazie per l'intervento e la lezione. Io mi inserisco, la domanda che ha fatto Andrea ha suscitato una piccola riflessione anche da parte mia, in ottica opposta, cioè questa grande mole di informazioni che troviamo su internet, secondo lei stimola quel processo che porta gli studiosi alla caccia inesorabile dell'inedito? Questa è la mia domanda. È la sua domanda, è sì, secca. Sì. Perfetto, ma provo a rispondere. Intanto il suo cognome devo dire che mi intimidisce, perché io ho sostenuto gli esami di storia medievale con il professor Giuseppe Sergi, e quindi insomma nome illustre, da storico illustre. Allora, ma sì, no, boh, forse, nel senso che intanto dipende da che cosa uno sta studiando. Non è detto che la caccia all'inedito sia il suo obiettivo. Un conto è se sto studiando, faccio di nuovo l'esempio, Machiavelli, anche il mio Botero, ho trovato un inedito in Spagna, una cosa, ne ho trovato anche un altro qui in Italia sul Lago Maggiore, e sono sempre bellissime piccole trovate, che però magari non aggiungono nulla di così trascendentale o epocale alla ricerca che sto conducendo. Può darsi che tolgano però un po' il gusto della scoperta, forse tolgono anche un po' il gusto della segretezza, non so come dire, no? Della gelosia che in qualche modo il ricercatore può avere nei confronti del suo materiale. Io lo sto vedendo, è mio quello, io vado in archivio, quei faldoni lì so che li ho visti solo io. La stessa cosa che abbiamo, penso, un po' tutti pensato quando l'archivio segreto Vaticano ha cambiato il suo nome e l'ha perso, no? Ecco, quella segretezza dava a noi investigatori un senso di esclusività che in qualche modo, ecco, la immissione del materiale sul digitale fa perdere. Però se uno degli obiettivi della ricerca è di essere democratica, plurale, e io in questo credo sinceramente, forse possiamo rinunciare un pochino, no, a quegli aspetti di esclusività. Per delle ricerche che, ecco, questo sì è un'altra cosa, si diceva anche prima, dei grossi lavori di gruppo che magari fanno investire tante risorse, fanno perdere anche tanto tempo. Ma i lavori di gruppo però possono essere anche invece molto positivi, perché non soltanto appunto il singolo ricercatore salta becca qua e là e magari riesce a far connessioni intelligenti, ma più teste lo fanno ancora meglio, no? E quindi un progetto che è plurale, forse, ecco, da questo punto di vista si perde un pochino la gloria del singolo, ma a vantaggio di un progetto magari migliore, non lo so, può darsi. Grazie, perché mi state facendo pensare un sacco di cose, quindi mi fa molto piacere. Perché poi, professoressa, la riflessione nasceva anche, io vengo molto dall'ambito archivistico, no? E molto spesso capita che magari tra colleghi che si occupano di riordinare piccoli archivi ci sia appunto quella dinamica di è mio, l'archivio è mio, l'ho riordinato io, me lo studio io. Per cui la conosco benissimo, per quello che le dicevo, parlavo di gelosia non a caso, cioè intanto frequento quel mondo, e anche noi studiosi, Giampaolo, possiamo penso dirlo, no? A volte siamo un po' così, no? Un po' anche perché, vabbè, viviamo in un contesto, in un agone accademico che non è proprio semplicissimo, e quindi la scopertina d'archivio, ecco, può sempre dare un po', lusingare un pochino, però vabbè. Proviamo a immaginarci anche generazioni future di studiosi che non necessariamente, ecco, si muoveranno come ci siamo mossi noi, e io davvero da questo punto di vista credo che anche l'appartenenza anagrafica ad un certo mondo possa essere significativa, perché posso invece immaginarmi che uno studioso
che adesso ha 20 anni, 25, e poi farà lo studioso professionista, sia nato già in questo contesto digitale. Quindi non si ponga nemmeno questi problemi teorici che ci poniamo noi, perché non gli serve. Grazie. Grazie a voi. Posso, scusate, interrompere un secondo e mandare un messaggio ai colleghi della mia riunione e dire che tardo 10 minuti, un quarto d'ora? Scusatemi tantissimo, ma lo faccio subito. Eccomi, c'era Gian Maria, vedo ancora una mano alzata. Sì, buon pomeriggio, sarò rapido perché non voglio prendere troppo tempo. Allora, mi è piaciuta moltissimo la riflessione sull'utilizzo di questi strumenti digitali, in particolare sull'esperienza della multidisciplinarietà. Lei ha parlato di lavori in commistione con, tra archivio, quindi ricerca puramente storica e storia dell'arte. Io vengo da un percorso di storia dell'arte, quindi conosco bene queste dinamiche. E volevo anche inserirmi, diciamo, tra le domande di Andrea e di Lorenzo, perché mi è venuta una terza riflessione. Ecco, questi strumenti digitali però funzionano anche a partire dalla tipologia di domanda che ci si pone. Mi è capitato per caso che stessi facendo una ricerca su un pittore, ho digitato il nome del pittore su Google, giusto proprio come prima cosa di scrematura, e mi ha indicato un'indicizzazione a Google Books. E da lì mi si è aperto un mondo, perché ho trovato una fonte che altrimenti non avrei mai scoperto, e lì ho trovato anche una strada per la ricerca appunto d'archivio, per la ricerca sul posto. Sono andato a Genova, ho visto un po' le cose dal vivo, e quindi lo strumento non apre solo, diciamo, un mare di informazioni in cui è difficile nuotare oppure in cui si rischia di affogare, ma permette anche di avere un piccolo motoscafo, diciamo, perché si arriva direttamente alla fonte e poi da lì si approda, diciamo, dove si vuole arrivare, perché apre tantissime prospettive. Ecco, giusto una riflessione così. Grazie, con la quale mi trovo d'accordo, perché appunto io penso che abbiamo un po' tutti vissuto le stesse sensazioni, no? Qualche volta capita anche di fare dei grossi buchi nell'acqua, sempre per rimanere in metafore marittime. Tra l'altro non l'ho detto, ma io avrei sognato di essere con voi a Cagliari oggi, chiusa la parentesi, pazienza. Quindi mi dispiace, spero in future occasioni. No, questa idea dell'acqua, si fanno anche tanti buchi nell'acqua, può capitare di cercare, magari appunto mi è capitato tante volte con il mio Botero, che appunto è una cosa di 3000 pagine, quindi dovevo annotarla, no? In tanti modi diversi, cercavo il dato governatore del Perù nel 1596, Pedro Enriquez de Acevedo, lo buttavo magari dentro e mi veniva fuori il dentista di Lima, quindi bisogna anche stare molto attenti naturalmente a come ci si muove. Ecco, quindi è un tipo di ricerca questo che presuppone, era una battuta, però presuppone già gli strumenti, gli attrezzi del mestiere in qualche modo, no? Perché davvero altrimenti è una ricerca complessa, difficile ed epistante qualche volta. Ecco, immagino lo studente che sta cercando Pedro de Acevedo e si attiene al dentista di Lima come prima entry di Google Books. Quindi bisogna veramente fornire strumenti, dotarsi di strumenti, e sì, che sia arte, storia dell'arte, che siano quindi tele, che siano documenti d'archivio, avere molto chiara la natura dei documenti. Io condivido molto quella riflessione del professor Salice di prima sull'importanza proprio della natura fisica dell'archivio, del faldone. E quando tu apri un faldone e lo consulti in un modo tradizionale, no? Sfogliando le carte, come abbiamo imparato sempre a leggere noi occidentali, perché poi si aprono
anche qui milioni di riflessioni su come leggono gli altri, noi leggiamo così, troviamo magari la postilla, il foglietto, la mappa, a me capita spesso lavorando sulle frontiere di trovare queste mappe, la mappa magari invece è stata digitalizzata, quindi se io vado a cercare la mappa del forte, della Valtellina, nel formato digitale lo trovo subito, non so dov'era quella mappa, se invece la trovo dentro il faldone mi rendo conto che era allegata alla lettera di un inviato dell'ambasciatore che stava andando a Trento, ecco, e quindi ricostruisco un'altra storia. Bisogna stare attenti, ecco, ai contesti, ai testi, ai paratesti, a tutto, e usare questi credo come strumenti virtuosi, ecco, mi sento di dire che sono virtuosi, non sono una luddista assolutamente, però neanche una fanatica, e quindi cerco di essere equilibrata, non lo so se ci riesco, ci provo. Sì, io direi moltissimo, anzi io rinnovo il ringraziamento perché una volta di più con forza abbiamo visto come il digitale non è appunto fine a se stesso, ma addirittura ci consente di dare il nuovo valore a quei metodi, chiamiamoli tradizionali, analogici, al ritorno in archivio che poteva sembrare, come dire, può sembrare anche alle giovani generazioni come qualcosa di distante, di lontano. Invece forse anche questi nuovi linguaggi lo rendono più appetibile perché lo inseriscono all'interno di questo percorso che stiamo provando a fare tutti insieme. Cioè anche il riferimento di Gio Maria mi è sembrato importante. C'è una dimensione digitale da cui noi partiamo, grazie alla quale partiamo, che poi diventa fisica, diventa personale, diventa un'esperienza diretta. Quindi il digitale è anche come invito a personalizzare l'esperienza della ricerca, a viverla anche fisicamente, andando nei luoghi, riscoprendoli. Credo che queste due dimensioni, diversamente da come spesso vengono proposte, non vadano viste come alternative, ma come entrambe necessarie alla formazione dell'umanista digitale. Io in chiusura farei l'ultima domanda alla nostra ospite, alla professoressa, che è relativa più al master di cui abbiamo parlato meno. Ecco, perché una domanda che faccio a tutti i nostri ospiti è come si arriva a lavorare su queste cose? Qual è un percorso formativo? Ecco, oltre che la ricerca, Alice, tu proponi anche un percorso didattico, cioè di formazione, di avvicinamento, di formazione di nuove generazioni di storici e di ricercatori. Ecco, io chiuderei, mi piacerebbe chiudere spendendo due parole su questo percorso per i ragazzi, per chi si sta avvicinando a questo mondo. Certo, anzi ti ringrazio perché consente di, insomma, in qualche modo presentare anche un progetto nel quale abbiamo investito tanto. Tra l'altro oggi il presidente Mattarella era proprio in Aula Magna nella nostra università, non tutti abbiamo potuto essere presenti fisicamente, ma mi piace citare anche questo. Beh, intanto il tutto è nato, come vi dicevo, nel fruttuoso 2018, perché il Goffredo Haus, allora prorettore alla ricerca, era direttore del Dipartimento di Informatica, e si svolse una riunione al tavolo con il neonominato rettore Elio Franzini per capire come muoversi, e proprio il direttore del mio dipartimento scelse di mandare me perché sapeva di questo seminario torinese a cui avevo partecipato, quindi davvero di nuovo per un concorso fortuito di circostanze e di teste che in quel momento stavano un po' pensando nella stessa lunghezza d'onda. E Goffredo Haus dalla sua aveva un antico progetto che riguardava la digitalizzazione di fondi musicali, perché aveva lavorato per la Ricordi, e d'altro canto noi storici invece avevamo in mente appunto tanti lavori come quelli che vi ho mostrato e percorsi possibili. A queste due anime, quindi quella prettamente storica, quella più informatica, si è unita quella degli archivisti e dei biblioteconomi, tant'è vero che il coordinatore poi del nostro master è il professor Fabio Venuda, che è un biblioteconomo, è un teorico della biblioteconomia, che sta lavorando molto sui LOD, quindi stava iniziando a lavorare sui LOD e ha impresso questa direzione abbastanza marcata all'interno del master. Il master è strutturato in molte ore di lezione, sono 500 ore di didattica, e con una veramente grande varietà di tematiche, si va dalla storia alla modellazione 3D, alla conservazione museale, alla
programmazione in linguaggi Python, veramente ci sono anche materie molto specialistiche, molto tecniche, molto matematiche, molto informatiche. Personalmente che percorso io offro? Io svolgo due insegnamenti all'interno di questo master e sono due percorsi che mi sono costruita veramente partendo da zero, quindi studiando un po' anch'io, soprattutto con gli studenti della prima edizione. Questa seconda infatti è stata un pochino più in discesa, tra le altre cose cito il fatto che noi siamo partiti l'anno scorso il 6 marzo, il lockdown appena proclamato, subito in ambiente digitale, quindi siamo anche stati un grande esperimento per l'Ateneo, perché siamo riusciti a partire subito così e abbiamo fatto tutte le lezioni così. Io svolgo i due insegnamenti, fondamenti, sviluppi e metodologie delle Digital Humanities con Simona Turbanti, che viene da Informatica Umanistica Pisa, adesso è a Milano anche lei, sarebbe un'altra voce da sentire in questo seminario. Lei è una bibliotecaria proprio di formazione, lavora proprio al repository degli Atenei italiani, quindi parte di coloro che si occupano di inserire le nostre pubblicazioni, no, nelle mascherine di Iris, di AIR, eccetera, con i parametri corretti. E come lo svolgiamo? Io ho cercato di ricostruire una storia di come sono nate le Digital Humanities, a partire soprattutto da Roy Rosenzweig, da nomi che avete già sentito sicuramente nominare, dal caso di Who Built America e di quelle grandi esperienze di ricerca, le prime in CD-ROM. Quindi io svolgo una parte di nuovo più di racconto teorico di come si sono formate queste discipline. Quest'anno abbiamo provato a fare un esperimento e poi Simona invece si occupa di più della parte di open access e racconta come si è evoluti verso questa direzione. Io mi occupo anche appunto di monitorare i progetti che ci sono in giro, quindi in base poi alle lezioni che vogliamo fare andiamo a vedere che tipo di contenitori in digitale si stanno creando. Vi dico semplicemente che negli ultimi anni ne sono sorti a decine riguardanti il coronavirus, sono proprio dei grandi progetti di raccolte digitali di foto, testimonianze, eccetera, eccetera, che riguardano di fatto il pianeta, cioè di fatto tutti noi. Detto questo, quest'anno abbiamo provato a far elaborare dagli studenti del master un manifesto. Siccome esiste il manifesto delle Digital Humanities, che appunto è nato in contesto americano, è un manifesto un po' futurista, no? Vuole essere un po' futurista, quindi anche dal punto di vista della grafica è volutamente scomposto, un po' disordinato, è molto dinamico, vuole essere molto appunto per la totale condivisione dei contenuti, per la libertà assoluta di accesso alle pubblicazioni, eccetera. Abbiamo provato a fare in modo che anche i nostri studenti, che sono 31 quest'anno, elaborassero un loro manifesto e quindi l'abbiamo poi messo sulla piattaforma di Ateneo, in modo che diventi una specie di tela di Penelope che si potrà fare disfare, insomma, ecco, anche in base alle future edizioni. Ed è interessante perché è venuta fuori appunto una componente di corsisti con delle idee anche magari preconcette, un po' rigide, al contrario altri dai facili entusiasmi. Ecco, mettendo insieme queste due componenti sono venute fuori alcune delle riflessioni che abbiamo fatto oggi, perché davvero ci sentiamo un po' in bilico noi, no? In queste fasi generazionali, tra qualcosa che ci attira moltissimo ma che ci spaventa anche un po', ecco. Quindi penso che il difficile sia trovare il giusto mezzo e poi sfruttare al meglio il tutto per gli studi storici, che sono poi quelli che ci animano, tutto sommato. Che ci animano, che ci appassionano e che ci stanno spingendo anche su questi terreni così, così come dire, magmatici, quindi nuovi, però anche a volte spaventosi per gli impegni ulteriori che ci richiedono. Bene, io non vedo altre mani alzate, ma ce ne sono state diverse, quindi diciamo siamo andati anche oltre i tempi che ci eravamo dati e per questo ringraziamo, per questo, ma soprattutto per tutto ciò che ci ha raccontato oggi, per questi panorami che si aprono e che potremo approfondire con indirizzi internet, siti internet, i nomi. Io ho preso gli appunti, poi facciamo circolare anche questi indirizzi proprio per approfittare delle importanti indicazioni, degli stimoli, delle prospettive, delle parole chiave diciamo di questo incontro per conoscere la Digital Humanities finalmente anche dal punto di vista della modernistica, che certamente
in maniera forse un po' più timida della storia contemporanea si sta affacciando a questo, a questo, su questa su questa linea di faglia, ma come abbiamo visto oggi, con una ricchezza e con una, con un potenziale, in termini di storia digitale, di storia pubblica, veramente eccezionale, possiamo dirlo, perché è una, sono materiali quelli che abbiamo visto oggi, che abbiamo intravisto oggi, perché naturalmente c'è molto altro, ci sarebbe molto altro da vedere, di una bellezza incredibile, incantevole. Le storie marittime e terrestri di queste persone, di questi individui, sono in grado, potrebbero tranquillamente diventare serie televisive di grande successo, perché sono storie veramente meravigliose. Quindi grazie anche per questa suggestione, che è molto importante, perché è motivante, perché motiva, ci motiva a continuare su questo percorso così difficile, però anche bello, anche luminoso, anche appassionante, anche narrativamente gustoso, no? Godibile. Quindi io, a nome di tutti i ragazzi, ringrazio moltissimo la professoressa Raviola per questo bellissimo seminario, nella speranza che sia l'inizio di un dialogo, anzi la prosecuzione, perché in realtà, anche se non proprio a ludica, abbiamo già iniziato a chiacchierare di questi aspetti, certo, di queste tematiche, certo. E quindi speriamo di proseguire in questa conversazione. Grazie davvero. Molto volentieri, grazie a voi, la prossima volta verrò a trovarvi di persona, promesso. Speriamo che ci sarà, speriamo nel campo estivo. Così verrò a fare ricerca in archivio di Stato a Cagliari, lo prometto a tutti voi, senz'altro. Ti aspettiamo. Grazie ancora. Grazie mille. Grazie a voi tutte e tutti. A presto. Grazie. Buon lavoro, buon proseguimento di lavoro. A presto. A voi. Arrivederci. Arrivederci. Grazie. Grazie, arrivederci.